Che fai? Oggi un po' di pazzia, sono una bella super euforico, super carico, perché come avete appena visto, oggi ci sfideremo con una sfida non pazza, di più! Non appena abbiamo visto questo gioco non abbiamo potuto fare a meno che prenderlo. Come sapete noi abbiamo due cagnolini, Kira e Ray. Cuccioletti, ci mancate tantissimo, se state guardando questo video sappiate che ho preso la vostra mammina verrà da voi! Come fanno a guardare questo video? Guarda che loro fanno parte del team trota. Sì, vabbè. Dicevo, come tutti i cani, loro fanno la cacchina in giro per il mondo. Specialmente Ray la fa ovunque, anche dentro casa. Pensate che una volta stavo camminando per la mia stanza, tra l'altro scalza. Esatto, l'ho pestata col piede, zoom. Così oggi andremo a ricreare quei momenti con questa sfida super pazza. E anche un pochino divertente, allo stesso tempo schifosetta. Infatti abbiamo ricreato un percorso con delle cacchine all'interno e dovremo camminare pentati, scalzi, questo percorso senza calpestare le cacchine. Alla fine ovviamente vincerà chi avrà pestato meno cacchine. Sì, e alla fine avremo anche i piedi marroni. Aiuto! Quindi direi di non perdere altro tempo e iniziare con la sfida. Yeah yeah, ni ni ni. Innanzitutto questo è il nostro prato finto. Come vedete c'è un osso per cane, i fiorellini, le impronte dei cagnolini. Qui poi andremo a mettere le nostre cacchine. Le volete vedere? Venite. Qui abbiamo tutto l'occorrente. Abbiamo la benda che servirà per farci diventare ciechi. Questa ruota della cacchina, devo dire che preferisco questa. Questa serve a indicare quanti passi dovremo fare nel prato bendati. Uno stampino per cacchine perfette. E infine la cacchina in vasetto. Di diverse colorazioni. Abbiamo quella chiara e quella scura. Guardate, c'è anche il simbolo della cacca. Ragazzi, veramente fa troppo schifo. Volete vedere com'è? Apriamo il vasetto. Non vai. No, ma che non hai il coraggio? Apri. No! Ma ovviamente non è cacca vera. No, non lo è. È una specie di plastilina, una specie di pongo. Però ragazzi, è veramente molto realistica. Fortuna fa odore di pongo. Che schifo però, non la voglio toccare. Ma come hanno fatto a farla così? Sembra veramente cacca. Prendila al volo. Che schifo. Andiamo a fare la prima cacchina, che dite? Prendiamo metà pongo cacca, la mettiamo nel nostro stampino. Premiamo. Ok, così. Ne aggiungiamo un altro pochino. Beh. E la nostra cacca dovrebbe essere pronta. Voilà. Oh, è orribile. È tremenda questa sfida. Non so se riuscirò a farla. Andiamo a fare la seconda, perché ne dobbiamo realizzare ben 5. Lo chiamavano il costruisci cacchine. Il Cacchinator Master 2000. Ah. Apriamo quella più chiara. Cacchina e la nocciola. No, che schifo! Questa è la cacchina dei cani cuccioletti. Ray quando era piccolo la faceva così. Che schifo! Dammi lo stampino per cacchine perfette. A te. Grazie. Riesco a sentirne la puzza. Ok. E voilà! Cacchina perfetta! Tutte le nostre cacchine sono pronte! Andiamo a scoprire chi inizia! Carta, forbice, pietra! Carta, forbice, pietra! Carta, forbice, pietra! Cosa? Carta, forbice, pietra! Ok, inizi tu! Vado a girare la ruota per scoprire quanti passi dovrò fare nel prato. 5 passi meno una cacchina. Che fortuna, vuol dire che devo togliere una cacchina dal prato. Quindi ne avrò soltanto 4. Sì. Però 5 passi sono tanti. C'è molta possibilità che io le pesti. Bendati. Wow, una nuova benda. Super sexy con questi occhietti azzurri. E voilà, andiamo a posizionare le nostre cacche. Questa la mettiamo qua. Io ti aspetto seduta, mi raccomando, sono cieca. Questa la mettiamo qua e questa la mettiamo qua. Ok, cacchine posizionate. Ci sei, carciofina? Sì, che ansia. È il tuo momento. Quando inizia il telo? Qui, ok. Sì, piedi in posizione. Sì. 3, 2, 1, via. Un passo. Due passi. Tre passi. Ah! L'hai colpita.
lato, aspetta. 4 passi. E 5 passi. È stata cattivissima. Hai pestato 2 cacche. Che schifo, guarda questa. Mi sono rimaste le impronte digitali. Per fortuna però le ho pestate con metà piede, non con tutto. È il mio momento, giriamo la ruota, vai. Pure io 5 passi. Su via lui, venditi. Grazie. Che sei strano. Ok. Aspetta che devo posizionare le cacche. Mettiti qua, togliti le scarpe nel frattempo. Ma stai posizionando me in questo momento? Sì, sì, sì. Sono una cacca? No, poverino. Sei soltanto un cretino. Dai, togliti le scarpe. Giustamente, senza scarpe l'effetto pestamento si sente di più. Eh sì. Allora, prendiamo le cacchette. Ne devo posizionare 5. Prendiamo la prima. Qua. Seconda. Quarta e quinta. Ok, il mio prato è bello pronto. Vai lui, ti puoi alzare. Ok, ci sono. Dove inizia il prato? Ci sei, sei già sul prato. Ok. 3, 2, 1, forza, 5 passi. 1. No. 2. No. 3. Si vede che ho portato a spasso il re per tantissimi pomeriggi. Tocca di nuovo a me. Vado a girare la ruota. No. 6 passi più una cacchina. No, dai. Vuol dire che a quelle dobbiamo aggiungere un'altra cacchina. Sei pronta per la tua sconfitta? Vedrai. Quei piedoni saranno marroni a fine giornata. Bendati. Olè. Aggiungiamo un'altra cacchina. Direi proprio qui. Ti puoi sollevare, sei pronta? Sì. 3, 2, 1, via! Mi devo ricordare come l'hanno messa, la via le ho messe io, quindi... Ah! Basta! C'eri quasi! 2 passi. 2. Aiuto! Che ansia! Adrenalina! 4. 3, quale 4? 3. 4. No! L'hai presa in pieno. È gelida. Proprio schiacciata. Schifo. 5. Vai col sesto. 6. Sono salva. Questa è la cacchina che hai pestato. Tocca a te, campione, mettiti la benda, vedrai. Sì. Ok, ci sono. Mi posiziono nel divano. Sì, sì, vai, vai. Gira la ruota da bendato. Quattro più una cacchina. Oh, 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 5 cacchine. Oh. Team Trotte, già sul tappeto ce ne sono 5. Ma noi adesso ne andremo a mettere delle altre. Tanto lui non se ne accorge. Ne mettiamo un'altra qua. Un'altra qua, un'altra qua. Ok, lui è tutto pronto. Puoi andare. 4 passi. Ci sono. Sono sul prato? Sì, sì, vai. Ok, primo passo. Secondo. Ok, manca l'ultimo passo. Sì, sì, sì. Quarto. Cosa ho fatto? Perché lui va veramente? Io non gioco più con te, basta, basta. Ok, ok, sono stato sfruttato. Non è questa neanche una. Non ci credo. Sì, Carcio, ma ti rendi conto? Non ho pensato neanche una, anche questa volta. Neanche una, neanche una. Incredibile, ma vero? Erano 8 cacchine. Come 8 cacchine? Scusa, dovevano essere 5. Ti avevo fatto uno scherzetto. Io l'avevo visto lo stesso io. Quindi, sono il campione discusso di questa sfida. E ciò significa che sei una carciofina, anzi una carciocacchina.
Questo dimostra che devo portare più spesso Ray a spasso. Spesso a spasso. Sì. Ma comunque l'avventura di oggi si conclude qua. Noi mandiamo un bacione a Melissa Fernandez, che è l'avvocato di oggi. Fateci sapere qui sotto nei commenti se questa sfida vi è piaciuta e se vorreste vedere altri episodi del genere. No, 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 mi prego. E ci siamo domani per l'avventura. Cosa? Pestare le cacchine porta fortuna. Wow! Se vuoi lì ce ne sono altri 5 da pestare. Non è che stai facendo? Non la pesto.